Ci tengo a precisare che non sono un giornalista, non ho dunque fonti certe, non sono un insider di calciomercato, sono solo e soltanto un tifoso che legge notizie in giro, prova a unire i puntini, spinto da un possibile sogno realizzabile. Io non sono sicuro di quello che sto per dire dal punto di vista del realismo, del guardare in faccia la realtà, o perlomeno una realtà molto più concreta, ma d'altra parte, i sogni nascono perché c'è il desiderio di realizzarli. È perché potenzialmente si possono realizzare. E io vi dico questo, e dal punto di vista del sognatore ne sono fermamente convinto. Maurizio Sarri verrà annunciato sulla panchina del Cagliari in una data tra l'8 e il 10 giugno 2024, ovvero una data che arriva fra i tre e i 5 prossimi giorni. Ah, ma sei pazzo, sei calcisticamente ignorante, sei un illuso sognatore, preparati il lubrificante nel culo perché quando ti svegli prenderai una botta importante, scendi e scenderai dalla dimensione del sogno, tornerai sulla terra. Seguitemi, ascoltate il mio ragionamento. E se proprio la realtà dovrà dimostrarmi che sono stato un folle a credere a questa suggestione, lo accetterò. Sono già pronto, ho già il lubrificante nelle natiche. Intanto gli intrecci di panchine. Baroni Monza, non dico che sia quasi ufficiale, ma si va verso l'ufficialità. Io avevo il dubbio che Baroni venisse a Cagliari perché Palladino Fiorentina al Monza serviva un allenatore comunque con cui si cade in piedi. Molti criticano Baroni e io non ho mai capito perché. Ovunque è andato ha salvato squadre di bassa classifica, un allenatore che ha una buona proposta di gioco, merita una piazza importante e giustamente rispetto a un Cagliari con condizioni economiche discrete, sceglie un Monza con ottime condizioni economiche, una rosa di base più forte della nostra e un direttore sportivo come Adriano Galliani che non ha bisogno di presentazioni. Zanetti Dionisi, due nomi fatti nella lunga lista di possibili allenatori del Cagliari, sono contesi dal Palermo. Molto probabilmente andrà Dionisi, ma anche Zanetti resta una vivissima opzione. Concretamente, considerando anche che Lucescu Junior per fortuna se ne rimane in Grecia, e non voglio discutere oggi che voglio che sia una giornata di speranza, il fatto che solo Giulini, a quanto pare, a quanto si evince da certi articoli, fosse d'accordo nel puntare su Lucescu, discostandosi completamente da quello che dovrebbe essere il progetto giovani del Cagliari, dimostrando che ha capito ben poco dall'esperienza con Ranieri, ma sono articoli comunque di quotidiani minori, non voglio sbilanciarmi, non voglio rovinare la speranza che c'è in me e che deve esserci in noi. Perché le energie positive esistono e bisogna metterle in ballo. Quindi Lucescu non viene. Le due opzioni rimaste, anzi le due più uno, tolto Sarri, sono queste. Paolo Sosa.
con cui si cade benissimo in piedi. E Fabio Pisacane. Quindi una soluzione interna. Ma siamo sempre in un ambito di sognatori tendenti a un realismo speranzoso. E se Bonatto, Nereo Bonatto, avesse pronta una bomba orologeria da sganciare improvvisamente nel giro di questi 3-5 giorni? Seguitemi e immaginatevi lo scenario. Il contratto è già pronto. Ipotizzo da ignorante, da non direttore sportivo, da non giornalista, da non facente parte del mondo del calcio, un'opzione di contratto, una proposta di contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di qualificazione a qualsiasi Coppa europea. Primi 2 anni, 2 milioni netti a stagione più 1 milione/1,5 milioni di bonus in caso di qualificazione anticipata a qualsiasi Coppa europea. Al terzo anno, se si è in una Coppa europea, aumento significativo netto di 1 milione/1,5 milioni, più bonus crescenti in base alle fasi raggiunte nel percorso in Coppa. Garanzie sul mercato, garanzie di non cessione e quindi di mantenimento dei due principali gioielli del Cagliari, Matteo Prati e Zito Luvumba, spingendo anche sulla loro voglia di continuare a vestire la maglia del Cagliari, con una piccola prerogativa: se proprio si deve far cassa con qualcuno, le due più papabili cessioni importanti sarebbero a scelta, una tra a malincuore Dossena, che non so quanto possa essere congeniale al gioco di Sarri, e Yerry Mina, stesso discorso di Dossena, pur con caratteristiche simili ma non uguali. È un'opzione da o la va o la spacca. E io mi immagino che Bonato fantasticamente abbia pronta questa opzione da o la va o la spacca. Se andasse, avremmo fatto il colpo da 90. Arriverebbe Sarri a Cagliari. E ricordiamo bene, perché oh, ma che cazzo dici, ma qui, ma lì. Ascoltatevi l'ultima intervista di Sarri. Lui dice: io cerco un progetto a medio-lungo termine in cui si abbia pazienza di lavorare con i giovani, in una piazza un po' più tranquilla, non per forza una squadra che giochi le coppe europee. Non a caso l'Unione Sarda fece quell'articolo in cui consigliò il colpo Sarri al Cagliari. Quindi, se va questo colpo, abbiamo fatto il botto, ragazzi. Abbiamo fatto il botto. Se c'è da ballare, balliamo. Se spaccasse, dunque, se non andasse a buon fine, basta nomi, basta figurine, si promuove Fabio Pisacane, perché anche quello è ballare. Sarebbe un grande rischio. Ma ribaltiamo la prospettiva, io non voglio vederlo come un rischio, ma come una scelta coraggiosa. Se proprio si deve rischiare, pur di scrivere una nuova pagina di questo Cagliari targato Giulini, o la va o la spacca, quindi o si prende Sarri, il colpo da 90, o si punta tutto su un sardo acquisito come Pisacane, un allenatore in rampa di lancio dalla primavera, che conosce i nostri valori, che è cagliaritano acquisito come noi, che è giovane, che ha ancora tanto da dimostrare e che è nell'ambiente giusto per farlo, pur con pressioni più alte rispetto a un Sarri da cui già ti aspetti qualcosa. Da Pisacane non ti aspetti nulla, ma è anche il bello del rischio.
Questa è la mia previsione per la panchina del Cagliari. O Sarri o Pisacane. Io voglio crederci. Lo ripeto, non sono un esperto, sono un umile tifoso che a tempo perso fa video su YouTube e ho già preparato il lubrificante nelle natiche se mai Sarri non dovesse venire, così da attutire il duro colpo del suo rifiuto. Perché ricordiamoci che davanti a tutto ci deve essere sempre il Cagliari, basta idolatrie, l'unica idolatria deve essere per la maglia. Ma io, da sognatore, con un pizzico di realismo, anzi, ribaltiamo la prospettiva da realista che si è buttato in quel minuscolo spiraglio di luce del sogno, voglio crederci.